Salve a tutti, oggi volevo mostrarvi alcuni fenomeni magnetici fondamentali per esaminarne le caratteristiche. Questo è un comunissimo magnete, una calamita. Le calamite possono essere realizzate con un minerale naturale chiamato magnetite, che è in grado di esercitare forze su oggetti metallici, ad esempio una graffetta come questa. Forze di tipo attrattivo. Da notare che comunque venga orientata la calamita, la forza che si manifesta è sempre attrattiva. Prendiamo un altro oggetto metallico come questo morsetto. Anche qui si manifesta una forza attrattiva. Non tutti i metalli però rispondono allo stesso modo. Prendiamo per esempio alcune monete. Una moneta da 5 centesimi, una da 10 e una da 1 euro. È abbastanza visibile che queste monete, dal colore e dal peso che hanno, sono fatte di leghe metalliche di tipo diverso. La moneta da 5 centesimi, per esempio, manifesta una forza attrattiva con la calamita. La moneta da 10 centesimi, viceversa, non manifesta alcun tipo di interazione. Quindi non tutti i metalli risentono di questo effetto. Prendiamo la moneta da 1 euro, che è composta da due leghe diverse, una più centrale e una più esterna dello stesso colore della moneta da 10 centesimi. Si vede che nella parte laterale sostanzialmente non succede nulla, mentre per la parte centrale si manifesta una forza attrattiva, comunque venga orientata la calamita. Quindi i magneti sono in grado di esercitare forze su alcuni tipi di metalli, essenzialmente metalli come il ferro, il nickel e altre leghe contenenti questi metalli chiamati ferromagnetici. Ce ne sono altri che non sto qui a elencare. Non è ovviamente l'unico tipo di interazione che i magneti possono manifestare. Un magnete può esercitare forze anche su un altro magnete. Prendiamo ad esempio questa calamita a bottoncino attaccata a una comunissima decorazione da frigorifero, di quelle utilizzate per attaccare appunti. Qui vediamo sì una forza tra le due calamite, ma questa forza può essere sia attrattiva che repulsiva, lo vediamo subito. Ecco. Orientando in un certo modo la calamita, in questo caso dalla parte in cui il buco appare più piccolo, questa calamita ha due facce, una con il buco più largo e una col buco più piccolo. Dalla parte del buco più piccolo si manifesta evidentemente una forza repulsiva se l'avvicino a questa calamita. Se cambio il verso invece del magnete, mostro alla calamita nera il lato con il foro più grande. Si manifesta immediatamente una forza attrattiva. I magneti hanno quindi due lati, due facce, o più comunemente come vengono chiamati due poli, due polarità, che possono manifestare forze di verso opposto. Questa cosa l'abbiamo già notata per le cariche elettriche e abbiamo attribuito questo comportamento all'esistenza di due cariche di tipo diverso, chiamate convenzionalmente positiva e negativa. Quindi anche qui esistono due poli di tipo diverso. Come vengono chiamati? Vengono chiamati convenzionalmente poli nord e sud e il motivo è che le calamite possono essere utilizzate per realizzare oggetti di uso abbastanza comune come le bussole, utilizzate per l'orientamento, per indicarci la direzione del nord. Cosa ha a che fare la geografia, il nord geografico, col comportamento di questi piccoli oggetti? Beh, sembra che tutte le bussole, come possiamo notare da questa piccola semplice utilizzata come portachiavi, a questa più grande, che ha una struttura più adatta per essere effettivamente utilizzata per l'orientamento, tutte si orientano indicando con la freccia la direzione del nord geografico, sono orientate nello stesso verso. Se potessimo guardare fuori la direzione del Sole, ci accorgeremmo che effettivamente queste due bussole stanno indicando la direzione del nord. Ci sono indicati gli altri punti cardinali. Essenzialmente il piatto di una bussola è un magnete, è magnetizzato esattamente come lo è questo piccolo oggetto, solo che questo non ha la forma di un ago, di un piatto, cioè sì, volendo è piatto come il piatto della bussola, però i suoi lati, quelli che chiamiamo poi nord e sud, stanno sulle due facce piatte, mentre qui il piatto è magnetizzato in modo tale che le due facce in realtà corrispondono a due estremità di un diametro lungo il piatto. Ora, cosa succede se avviciniamo un magnete ad una bussola? La bussola viene disturbata, tutte e due vengono disturbate, e avvicinando una delle due facce della calamita alla bussola, cioè
Ciò che si nota è che il sud del piatto della bussola, la parte indicata con la S come sud, viene attirata dal magnete. Io posso orientare la bussola a mio piacimento, vale per tutte e due chiaramente. Se invertiamo, mostriamo alla bussola l'altra faccia del magnete, notiamo che viene attirato invece il lato che normalmente dovrebbe indicare la direzione del nord, vale per tutte e due le bussole. Quindi il piatto di una bussola si comporta esattamente come i magneti che abbiamo visto prima. A seconda della faccia che viene mostrata, la faccia del magnete, si ha un'interazione attrattiva o repulsiva. L'attrazione attrattiva riguarda lati opposti del piatto. E allora, convenzionalmente, il lato di un magnete che si orienta verso il nord viene indicato polo nord e il lato che invece si orienta verso il sud viene chiamato polo sud. Questo vale per tutti i magneti. La Terra di fatto altro non è che un enorme magnete che ha i suoi poli nord e sud. Poiché abbiamo dato convenzionalmente il polo nord e il nome di polo nord al lato della bussola che si orienta verso il nord geografico, e visto che stiamo vedendo che ad esercitare forze attrattive fra di loro, purtroppo le due bussole hanno campi magnetici molto deboli, per cui non è facile farle interagire fra di loro, ecco qui lo stiamo vedendo. Il polo nord di una bussola tende a interagire con una forza attrattiva sul polo sud dell'altra bussola. Quindi questo significa che poli dello stesso tipo esercitano forze repulsive, poli di tipo diverso esercitano forze attrattive. E allora, se la Terra è un grosso magnete, avendo chiamato polo nord il lato della bussola che si orienta verso il nord, vuol dire che dal lato nord della Terra, nord geografico, in realtà si manifesta la presenza del polo sud magnetico della Terra e viceversa. Questo tipo di interazione tra magnete e magnete manifesta quindi l'esistenza dei poli magnetici. La differenza con le cariche elettriche qui però è evidente. Se noi spezzassimo il piatto di una bussola, questo magnete, non posso farlo perché si tratta di strutture piuttosto robuste, noteremmo una cosa importante. Non è possibile separare i poli magnetici di un qualunque magnete. Spezzando una calamita otterremo di nuovo due calamite al completo, ognuna con i suoi due poli. Questo significa che non esistono poli magnetici isolati. A differenza delle cariche elettriche, i poli magnetici si manifestano sempre in coppia, con due tipi di tipo diverso, due tipi opposti, polo nord e polo sud. Si può notare anche un'altra cosa. Se prendiamo un oggetto di materiale ferroso, come ad esempio un cacciavite, e attacchiamo a questo oggetto una calamita, il cacciavite acquista la proprietà di attrarre oggetti in ferro esattamente come fa la calamita da sola. E inoltre il cacciavite è in grado, in presenza di un magnete piuttosto forte come quello che abbiamo attaccato qui, è in grado di magnetizzarsi, a volte in modo temporaneo, a volte in modo permanente. Quindi questo è un fenomeno simile a quello dell'induzione elettrostatica osservata con le cariche elettriche. C'è una differenza però: al contatto tra un magnete e un oggetto metallico le forze si manifestano, ma il magnete non si scarica come fa un oggetto carico elettricamente. Quindi non si ha un passaggio di poli magnetici da un oggetto all'altro. Un magnete è in grado di esercitare forze, ma non perde per questo, una volta che avviene il contatto, la sua capacità di attrarre, non perde la sua, chiamiamola, carica magnetica. Per il momento la chiamiamo così, si tratta di una descrizione per ora approssimativa. Quello che cerchiamo di vedere adesso è una riproduzione, anche se in modo un po' rudimentale, dell'esperimento condotto da Ørsted, dal fisico danese Ørsted, e che ha messo in evidenza l'esistenza di interazioni non solo tra magnete e magnete, ma anche tra circuiti percorsi da corrente e magneti. Per prima cosa, in questo contenitore verde ci sono due comunissime pile stilo ricaricabili, collegate insieme in modo da avere una tensione prodotta di quasi 3 volt. Controlliamo tramite un tester che ci sia effettivamente tensione alle due estremità del filo. Ok. Il tester conferma la presenza di tensione. Possiamo anche, cambiando il fondo scala, vedere esattamente a quanto ammonta questa tensione.
Abbiamo circa 2,6 volt, come quello che si può ottenere con due pile stilo ricaricabili. Ora, rimosso il tester, occupiamoci di alimentare un filo che è avvolto attorno all'appiatto della bussola. La bussola per il momento è orientata in direzione nord, mentre il filo è avvolto in una direzione perpendicolare rispetto all'asse nord-sud, che poi è anche l'asse per definizione del campo magnetico terrestre. Allora, quello che facciamo adesso è di chiudere insieme le due estremità dei fili in modo da chiudere il circuito e far passare corrente. Quello che si nota al passaggio della corrente è che il lago viene riorientato e si crea una nuova direzione preferenziale del lago magnetico prodotta dal passaggio della corrente. Se io rimuovo invece il campo magnetico prodotto dal circuito, dopo un po' il lago ritorna al suo normale ruolo, che è quello di indicare la direzione del nord. Quindi una corrente elettrica è in grado di interagire con un magnete, provocando un effetto simile a quello che normalmente dovrebbe produrre una comunissima calamita. L'esperimento di Oersted, questo tipo di esperimento, ha messo in evidenza il legame esistente tra fenomeni elettrici e fenomeni magnetici. Qui non abbiamo gli strumenti per poterlo, diciamo, realizzare in modo dettagliato, però è possibile evidenziare che non solo il circuito è in grado di esercitare forze su un magnete, ma viceversa, un magnete è in grado di esercitare forze su un circuito. Questo circuito è troppo pesante, è troppo legato nei movimenti, quindi non possiamo metterlo in evidenza, ma un magnete è in grado di esercitare forze su circuiti. Inoltre si deve ad Ampère l'aver dimostrato che anche due circuiti percorsi da corrente possono interagire fra di loro come se fossero due magneti. In sostanza, questi esperimenti, a partire dall'esperimento di Oersted, mostrano l'esistenza di un legame tra fenomeni elettrici e fenomeni magnetici e mostrano, in buona sostanza, che magneti e circuiti percorsi da corrente hanno molte similitudini, essenzialmente si comportano allo stesso modo. Potremmo evidenziare, ad esempio, che questo avvolgimento di filo è essenzialmente, per come si comporta, un magnete che ha un suo polo nord e un suo polo sud rivolti dalle due facce della spirale ottenuta avvolgendo il filo. È possibile costruire delle bussole, ad esempio, che funzionano non con un magnete ma con un circuito percorso da corrente. Quindi esiste una parentela stretta fra circuiti percorsi da corrente e magneti. Questa parentela è giustificata anche dall'interpretazione microscopica che oggi si conosce del comportamento di un magnete, della natura di un magnete. Un magnete è tale in quanto presenta dei microcircuiti percorsi da corrente, solo che si tratta di correnti atomiche, non di correnti macroscopiche.